Salve ragazzi, oggi parliamo delle funzioni di Prop. Chi è Prop? Prop, Vladimir Prop, è uno studioso russo, un antropologo, autore del libro Morfologia della fiaba ed è l'uomo che vedete nella diapositiva. In questo libro lui parlò dei ruoli dei personaggi. Prop mise a confronto moltissime fiabe popolari di magia e dimostrò che in tutto il mondo i personaggi principali delle fiabe interpretano gli stessi ruoli. E quali sono questi personaggi principali? Abbiamo l'eroe, cioè colui che parte per l'impresa e deve affrontare delle prove rischiose. Poi c'è il falso eroe, cioè chi si sostituisce all'eroe con l'inganno e vuole ottenere il premio che spetta all'eroe. C'è il donatore, cioè quello che dà all'eroe un dono magico che poi gli consente di affrontare pericoli e di superare le prove. Il mandante, cioè chi affida una missione all'eroe, ad esempio trovare una persona scomparsa, trovare un tesoro e così via. L'aiutante, chi aiuta l'eroe nel viaggio o lo aiuta a superare le prove. Poi c'è l'antagonista che è il nemico dell'eroe e usa tutti i suoi poteri e anche l'inganno per danneggiarlo. E infine la persona ricercata, cioè chi è tenuto prigioniero o è ricercato dall'eroe che ha la missione di liberarlo o di liberarla. Prop elencò anche 31 azioni ricorrenti nelle fiabe, che lui chiamò funzioni, che a volte sono tutte presenti in un'unica fiaba, ma molto più spesso sono presenti solo in parte. Noi vedremo le 12 funzioni che si incontrano più frequentemente nelle fiabe, e sono l'allontanamento, cioè un personaggio della fiaba si allontana da casa per compiere un'impresa importante. Può essere un principe perché parte alla ricerca della sua principessa o qualsiasi altro personaggio che si allontana da casa. C'è il divieto, cioè l'eroe riceve il divieto di compiere un'azione. L'eroe non deve compiere una certa azione, per esempio raccogliere una pianta o una cosa del genere. 3. Il divieto viene infranto, cioè l'eroe non rispetta questo divieto. L'investigazione. L'antagonista cerca elementi utili per combattere l'eroe. La delazione, cioè l'antagonista riceve da qualcuno informazioni che gli servono per danneggiare l'eroe. Il tranello. L'antagonista cerca di ingannare la vittima per impossessarsi dei suoi beni. Il danneggiamento. Sempre l'antagonista riesce a recare danno a un familiare dell'eroe o ad un suo amico. Per esempio, rapisce o uccide qualcuno. Oppure, ad uno dei familiari o degli amici del protagonista manca qualcosa o desidera qualcosa. Poi c'è la prova da superare, cioè l'eroe deve superare una serie di prove per ottenere il mezzo magico che gli permetterà poi di superare l'impresa. Poi c'è la lotta tra l'eroe e l'antagonista. L'eroe quindi si batte contro il suo avversario e di solito lo sconfigge. Dopo averlo sconfitto c'è la punizione dell'antagonista, cioè l'antagonista riceve il suo giusto castigo. E quindi poi il lieto fine. L'eroe riceve il meritato premio, per esempio le nozze con la sua principessa. E queste sono le 12 funzioni più ricorrenti nelle fiabe, secondo l'elencazione che fa Prop.